quarto appuntamento stagionale del campionato italiano autostoriche varca i confini nazionali e prende il via a Zeltweg sul prestigioso e affascinante Red Bull Ring. Tra i 24 equipaggi partecipanti, il duo Sordi Sordi è tra i pochi a non effettuare le prove libere, ma anche senza eccessiva dimestichezza con la pista, il divario di potenza tra la loro vettura e le altre è sufficiente a garantirgli la pole position senza alcun problema. In assenza di avversari di pari livello, il primo posto si considera già aggiudicato e la lotta tra gli altri concorrenti ha come obiettivo la seconda posizione, sia sulla griglia di partenza sia sul podio. E al termine del secondo turno di qualifiche, a partire accanto alla 9.35 dei Sordi e la 9.11 di Gelmini, mentre alle sue spalle altre due berlinette di Stoccarda prendono il via dal terzo e quarto posto, e sono quelle di Rosticci, Mundi e di Rescigno. La vera protagonista della corsa, però, è la pioggia, che non solo costringe tutti i concorrenti a schierarsi con le gomme da bagnato, ma impone la partenza lanciata e per una buona metà della gara riduce considerevolmente la visibilità e di conseguenza le performance dei piloti. Nonostante l'acqua, la 9.35 fa gara a sé ed è la sfida tra Ronconi Gulinelli e Mundi Rosticci ad animare la corsa, con le due vetture che corrono praticamente appaiate, realizzando tempi molto simili. Quando si avvicina il momento della sosta obbligatoria, tra i due sfidanti si inserisce anche la BMW di Argenti, che si candida come ulteriore pretendente alla piazza d'onore. Dopo il cambio pilota, però, la pista ancora viscida tradisce Peroni, che con un paio di testa coda si ritrova in quarta posizione e finirà col chiudere la gara al sesto posto, dietro l'Alfa Sud di Leonini e la 9.11 di Gelmini. Dietro ai Sordi, che si aggiudicano la vittoria assoluta, alla fine la sfida per la piazza d'onore è vinta dalla 9.30 del duo Ronconi-Gulinelli, mentre alla coppia Rosticci-Mundi non resta che accontentarsi del terzo posto. I podi dei vari raggruppamenti invece vedono Ferraro aggiudicarsi il primo, davanti a Tessaro e Scagliarini, Rosticci-Mundi vincere il secondo, davanti a Gelmini e Rescigno, e i Sordi trionfare nel terzo, precedendo Ronconi-Gulinelli e Leonini. Un po' di giardinaggio, sì, perché probabilmente qualcuno aveva perso dell'olio lì in fondo e le condizioni erano un po' critiche, ne parlavo adesso con lui. Non si capiva bene se c'era acqua, se c'era asciutto, poi quando c'era asciutto però ci scivolava molto, probabilmente perché era gommata. Traumatica, non si vedeva nulla, solamente una gran nuvola d'acqua. Normale scivoli, cioè non nessuna aderenza, in frenata la macchina come andava e diceva lei dove andare, non si poteva fare altro che un minimo di correzione. Prossimo appuntamento con il tricolore autostoriche sarà nuovamente tra i confini nazionali ed avrà come protagonista l'autodromo di Misano Adriatico. Arrivederci quindi al 24 di luglio sul bellissimo circuito romagnolo.